Voglio sognare ancora un po', grazie Daniele lo farò. Se mi sveglio so che sarà ok. Hai detto più volte di avere origini pugliesi. Di dove precisamente? Allora, origini pugliesi da parte di mia mamma e precisamente di Taranto provincia. Che ne pensi dei film di Tim Burton? Allora, ne penso che ne salvo pochi, nel senso salvo Big Fish, Edward Mani di Forbice, il primo Batman fatto da Tim Burton, il mistero di Sleepy Hollow. Per il resto li trovo troppo simili in un genere che non mi fa impazzire. Ciao Daniele, vorrei sapere cosa pensi di Justin Bieber o degli One Direction. Penso che ognuno sia libero di ascoltare il cavolo che gli pare e piace, e trovo stupido chi dà del bimbo minchia o della bimba minchia chi ascolta questi gruppi, perché trovo che sia più da bimbo minchia stare lì a giudicare i gusti degli altri. Poi possono piacere o non piacere, ma ognuno che faccia quello che vuole. È come alle elementari, no? Ah, ti piace quello? Sei sfigato? Lo facevano i bimbi minchia. Comunque ascolto tutt'altro. Dani, fai un altro libro? Ciao, volevo chiederti, scriverai un nuovo libro? Un bacio. Mi chiamo Ralph e il mio gatto si chiama Guancino. Qual è stata la tua reazione la prima volta che qualcuno riconoscendoti ti ha fermato per strada? Ti prego non picchiarmi. Ci fai vedere uno spezzone del tuo primo video? Continua le frasi. Una donna al volante e una mano alla cintura. Non esistono più i babbi natali. Rosso di sera ha dimenticato la crema solare in spiaggia. Sei forte, Dani! Lo so, mangio tanti di quegli spinaci. Ciao Daniele, ti volevo dire, hai spento il forno? Oh porca. Indovinello, un trans si sveglia alle 8 in punto del mattino. Scende di casa, va al supermercato e compra due mele e due arance. Va alla cassa, paga, torna a casa con la stessa strada dell'andata. Entra in casa, apre le buste della spesa, le guarda e si butta giù. Perché? Perché? Fratelli d'Italia, l'Italia se ne sta dell'elmo. Scriverai un altro libro? Salutami! Sei una forchetta a quattro denti e mia nonna a quattro denti. Mia nonna è una forchetta? Spero di no, caro Antonio, perché i denti della forchetta, come li chiami tu, si chiamano rebbi. A meno che tua nonna non abbia in bocca dei rebbi, no, non è una forchetta. Mangi l'aglio? E ora passiamo a Pokémon California. Nel precedente vlog ho messo in regalo una Nintendo 3DS XL Pokémon Edition per chi mi avesse mandato su Twitter a cancelletto Pokémon California una foto in cui imitavate un Pokémon. Tra l'altro regalo anche il gioco dei Pokémon, che non è contenuto nella confezione che vi ho fatto vedere nell'altro vlog, ma lo do a parte io. Ovviamente questo non era un concorso, quindi non c'erano delle regole. Voi eravate liberi di fare qualsiasi cosa, quindi fotomontaggi con Photoshop, dei cosplay, una semplice foto, l'importante appunto è che si vedesse la vostra faccia. E queste sono tutte le foto che sono arrivate. Faccio veramente i complimenti a tutti perché siete stati fantastici ed ingegnosi, e questo mi ha fatto anche incazzare perché è stato veramente difficile scegliere a chi regalare questa Nintendo 3DS XL, però ovviamente verrà fatto con il mio gusto, che è sicuramente discutibile, però alla fine della fiera io la devo regalare e io decido chi mi è piaciuto di più. Ma passiamo subito ai terzi di finale. Le foto che vedrete adesso sono quelli che potrebbero ricevere in regalo la Nintendo 3DS XL. Ripeto, complimenti a tutti, perché anche quelle che non avete visto, che quindi sono state scartate, erano veramente bellissime. Non ce n'è alla fine della fiera uno che è più bravo dell'altro, una più bella dell'altra. Sono tutte belle, però ripeto, a uno bisognava arrivare. E ora passiamo alla semifinale. Passano il turno le seguenti foto.
Ripeto, davvero grandiosi. Adesso chi di voi sarà stato eliminato starà bestemmiando per casa, picchiando la nonna e trucidando i pulviscoli atmosferici, mentre invece chi è ancora in gioco avrà il classico solletico alla pancia dell'ansia. Quindi passiamo alle 5 foto che vanno in finale. Arrivato a questo punto vorrei poter regalare una Nintendo ad ognuno di voi, però ovviamente non si può. Uno, perché non sono il figlio di Berlusconi, e due, perché Nintendo una console sola mi ha regalato, è un solo gioco. Si classifica al terzo posto Chiocciolina Rosito Andrea con l'imitazione di Ivy. Davvero complimenti per il tuo travestimento, mi spiace che tu sia arrivato terzo, però cacchio, sei arrivato terzo su più di 1200 foto che sono arrivate, quindi. Al secondo posto Chiocciolina Free Fro Fra con l'imitazione di Torterra, è stata geniale l'idea di prendere un bonsai e di metterlo sulla schiena. E il primo posto, insieme alla Nintendo 3DS XL più il gioco dei Pokémon, vanno in regalo a Chiocciolina Serena Boscolo con l'imitazione di Cubone. Il teschio è stato, c'è poco da dire, è bello, non si può stare a sindacare. Il teschio addirittura pensavo fosse stato comprato, quindi per evitare di premiare uno che avesse acquistato una cosa già fatta e non premiare un altro che si fosse sbattuto, ho chiesto a Serena di mandarmi le foto della costruzione di questo teschio e guardate un po'. Quindi complimenti Serena, ti contatterò su Twitter per l'invio, per l'indirizzo, per l'invio della Nintendo. Grazie a tutti quanti per aver partecipato, mi spiace appunto per chi non ha vinto, però ripeto, non voglio fare quello cattivo, una ne avevo. E ci vedremo al prossimo vlog, al prossimo video sul primo canale che uscirà venerdì 8 novembre, e poi che altro? Al prossimo regalo. Ciao!